nella nostra diocesi noi abbiamo alcune raffigurazioni di quella parabola che credo rende più evidente la misericordia, cioè quella parabola che viene chiamata del figliol prodigo. Abbiamo infatti dei quadri, non sono molti nelle parrocchie diocesane, che fanno un riferimento a questo episodio evangelico. Abbiamo delle tele, in particolare, che ci parlano dell'incontro del padre che abbraccia il figlio che ritorna a casa. E sono particolarmente espressive, particolarmente significative. Ricordo quella di Pasqualotto del 1708, che è nella parrocchia di Monticello di Lonigo. Il padre sta abbracciando il figlio e i servi sono lì con i vestiti per rivestire questo figlio che torna a casa con dei drappi nuovi al posto dei vestiti laceri che ha addosso. La stessa scena la troviamo a Chiampo, nell'affresco di Pegrassi del 1952, dove ugualmente abbiamo il padre che corre ad accogliere il figlio e i servi dietro in seconda battuta con le vesti solenni, splendide del figlio che ritorna a casa. Il vedovato invece fa un affresco, anche questo nella chiesa di Pressana, dove il padre accoglie il figlio con le braccia allargate in un momento solenne e meraviglioso. Il figlio è inginocchiato per terra, ma lì abbiamo questa misericordia del padre che si estende in un abbraccio assolutamente strepitoso. Se andiamo a Breganze invece troviamo una scultura del XX secolo di Rifesser di Gesù, il padre con il figlio del prodigo. Qui il padre ha proprio il volto di Cristo e il figlio del prodigo arriva ad abbracciarlo e da sotto è scritto: padre, ho peccato contro il cielo. Ed è una bellissima scultura questa, di infinita misericordia, dove il volto di Gesù avvolge quasi il volto del figlio che ritorna. Non è più il padre qui, ma il padre si sostituisce con lo stesso volto di Cristo. Abbiamo poi due tele che fanno vedere questa infinita misericordia del padre che abbraccia il figlio. Una del secolo XVII, che è qui nel Palazzo Vescovile, dove abbiamo il padre che circonda con le braccia il figlio, a ricordare questo infinito amore che accoglie il peccatore, questo amore del padre che va al di là delle mancanze del figlio ed è solo contento di averlo a casa. E un'ultima opera che vorrei citare, quella del 1998 di Mantia, nella chiesa di San Carlo di Vicenza, dove l'autore si ispira al dipinto di Rembrandt, questo padre che fa vedere le due mani, maschile e femminile, con l'affetto paterno e materno di Dio che accoglie questo peccatore che ritorna. Immagini, se volete, dettate così velocemente, ma che hanno cercato nei secoli di far capire a chi le accostava questa infinita bontà del Padre, questa gioia del Padre per il ritorno del Figlio. Questa festa, lo vedevamo in alcuni dipinti dagli abiti nuziali che vengono portati al Figlio, questa festa che il Padre vuole fare per ogni peccatore che ritorna.